Bambini, genitori, insegnanti, nonni, erano quasi un migliaio venerdì mattina nell'Aula Magna di Santa Lucia per il tradizionale appuntamento delle scuole paritarie bolognesi della rete La Scuola è Vita. Una mattinata di festa, di conoscenza e di incontro con il Cardinale Caffarra su uno dei valori fondanti e condivisi che accomuna le scuole coinvolte, la vita. L'appuntamento, giunto ormai alla sua quarta edizione, si svolge alla vigilia della Giornata Nazionale per la Vita e coinvolge una nutrita rappresentanza delle 22 scuole associate che durante tutto l'anno sviluppano il tema della vita e del rispetto della persona umana. L'Arcivescovo, in un dialogo familiare e festoso, ha invitato i piccoli presenti a intraprendere una vita bella, buona e vera. Per fare questo, ha spiegato il Cardinale ai bambini, un aiuto ci viene dai Vangeli, quando raccontano che alla vostra età Gesù cresceva in statura, sapienza e in bontà. Andare a scuola per sconfiggere l'ignoranza e obbedire ai genitori sono passaggi fondamentali per crescere bene, per vivere bene. Alla manifestazione ha partecipato anche l'ex dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Paolo Marcheselli, che ha spronato insegnanti e dirigenti delle scuole paritarie ad essere orgogliosi del messaggio che ogni giorno portano alla città. L'accostamento tra la scuola e la vita, ha spiegato ancora, è proprio la sintesi del vostro impegno quotidiano sul piano educativo, che trae forza e linfa dalla dottrina della Chiesa. Nel corso della mattinata ogni scuola si è presentata con giochi, animazioni e canti, coinvolgendo tutti i presenti. La fatica di dare enfasi a un momento ordinario nelle nostre scuole, quello che oggi abbiamo visto, accade puntualmente per tante occasioni e abbiamo deciso semplicemente di evidenziarlo mettendoci tutti insieme. È stato un po' un fai da te e quindi questo ha fatto coinvolgere le famiglie e quindi i genitori insieme agli insegnanti. Quest'anno la novità dei nonni, che ha voluto indicare che la nostra famiglia ha una tradizione, nel DNA di ognuno di noi c'è la nostra storia.